Nome. Devo dire ciao, mio nome è solo Rebecca Perry. Rebecca Perry. Segni particolari. Due grandi tatuaggi. Chi è stato il primo a chiamarti Becky? Di chiamarmi Becky? I miei genitori, quando sono stata una bambina. I tre aggettivi che ti descrivono meglio. Motivata, riflessiva e alta. Il tuo miglior pregio? Secondo me sono gentilissima. Il tuo peggior difetto? Io stavo pensando sempre, forse troppo, e niente è abbastanza buona per me. Che cosa significa per te rappresentare l'Italia nel beach volley? Per me significa tanto, per me è un sogno di giocare qui, sì, è un sogno. Qual è la cosa che più apprezzi dell'Italia? Come ognuno, il cibo, ma anche quando vedo la gente parlarsi, sembra che si conosca per tanto tempo. Il posto più bello che hai visitato in Italia? Mi piace Toscana, anche per me è Campo di Mele, perché di dove viene la mia famiglia. Sai che Campo di Mele è famoso per la longevità dei suoi abitanti? Sì, lo sapevo, di solito 94 anni. Quanto a lungo vorresti vivere? Dipende, se sono da sola come adesso, non molto tempo. Se sono fidanzata, molto tempo. Il tuo piatto italiano preferito? Prosciutto e melone. Sei nata in California e cresciuta ad Austin, in Texas. Che cosa ti manca degli Stati Uniti? Il mio cane, che dovevo lasciarlo perché non è possibile di portarlo su World Tour. Dacci tre buoni motivi per visitare il Texas. Barbecue. Secondo me le ragazze sono bellissime. Mettiamo a confronto Italia e Stati Uniti. Roma o New York? Se vuoi vedere tutto il mondo nella una città, New York. Se vuoi esperienza la cultura di un paese con molto buono cibo, ok, Roma. Calcio o baseball? Baseball. Pizza o hamburger? Pizza. Spiagge italiane o spiagge statunitensi? Dipende, mi piace molto Pescara e anche Lignano Sabbia d'Oro, ma non ho visto molto spiagge in Italia, quindi non so ancora. Ragazzi italiani o ragazzi americani? Dipende. Italiani, secondo me, loro vogliono le ragazze molto, quindi loro stanno sempre vedendo altre. Nel corso della tua carriera hai visitato tanti paesi. Vogliamo sapere quale ricordo ti sei portata dietro dei posti in cui hai giocato. Cominciamo da Porto Rico. Oh, a Porto Rico c'è un'isola, si chiama Culebra. È secondo nel mondo per la spiaggia. Corea del Sud? La gente lì lavora tanto, più di ovunque. Forse 16 ore ogni giorno. Turchia? Ah, è un po' figa Istanbul, perché è solo città nel mondo dove ci sono due continenti. Germania fa ogni cosa come devi fare. Loro sempre stanno seguendo le regole, è molto pulito. Sei molto attiva sui social network. Quali social network usi di più? Instagram. Forse una o due volte ogni settimana io faccio una foto. Mi piace Instagram perché è solo foto, quindi non devo scrivere opinioni di una persona, io non me ne frega niente. Qual è la persona più importante della tua vita? Più importante sono i miei genitori. Secondo me famiglia è più importante. Posso andare tutto il mondo, ma le sole persone che stanno sempre pensando di me, sempre amorando, sono i miei genitori. Qual è il sogno che hai già realizzato nella tua vita? Volevo vincere un campionato e ho fatto in Germania. Qual è il sogno che vorresti realizzare? Vorrei qualificare per le Olimpiadi. Se ti dico Rio de Janeiro? Vorrei a Rio. È molto difficile perché sto iniziando 6 mesi prima. Però niente è impossibile con molto lavoro. Ciao tifosi, scusa per il mio italiano, sto ancora imparando, però grazie per il tuo sostegno e vostro sostegno e spero di farvi orgoglioso di me. Ciao. Perfetto, dai. Sei gentilissimo.